Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi assaggerò finalmente in un tempo ragionevole la seconda collection dei mini Nui. Sono tre gusti diversi dall'altra e questo in realtà, che è mandorle e vaniglia di Java, si ripete, ma nell'altra collezione, diciamo negli altri tre gusti, nei principali, questo ha il cioccolato bianco, mentre qui ha il cioccolato al latte, credo. Sì, cioccolato al latte. E fuori dalla collezione che avrei voluto assaggiare, a quanto pare esiste il gusto al caffè della Tanzania, forse, non mi ricordo, ma non c'è nei mini e quindi io ho preferito prendere ancora i mini, vado ad assaggiare più gusti e poi prossimamente assaggerò anche quello al caffè che dovrebbe essere buono. Ma partiamo ad assaggiare questi gusti. Allora, partirei dai mandorle e vaniglia di Java perché appunto l'abbiamo già assaggiato. Cambia soltanto il gusto del cioccolato, gelato alla vaniglia di Java, ricoperto di cioccolato al latte 34%, con granella di mandorle tostate 5,5%. Ingredienti: latte, zucchero, panna, mandorle, pasta di cacao, lattosio, un sacco di roba, può contenere arachidi, altra frutta, guscio e uova, però è senza glutine, non contiene olio di palma come ingrediente. Ok, questo qui è il mini, tra l'altro, cioè, ha dei pezzi di mandorla enormi. Procederò sperando che non si spacchi ancora qui l'herpes del labiale. Ah, il cioccolato è buono. Non so, forse preferivo la versione cioccolato bianco. Ma perché? Così con vaniglia, cioccolato al latte, mandorle, non è una cosa, neanche col cioccolato bianco, non è una cosa mai vista, mai sentita. È simile, simile, Eva di Magnum. Abbiamo gli altri due gusti, che sono... Non so quale assaggiare, però sentite col cioccolato bianco. Abbiamo cioccolato bianco con caramello e noci pecan del Texas e cioccolato bianco con mirtilli rossi scandinavi. Proviamo prima questo. Cioccolato bianco con caramello e noci pecan del Texas. Dov'è? Gelato alla vaniglia con variegatura al caramello 5,5%, ricoperto di cioccolato bianco 82% con caramello, granella, noci pecan texane, tostate salate. Questo prodotto non contiene olio di palma come ingrediente, però questo ha glutine, attenzione. Perché? Non capisco perché su questo non ci sia scritto senza glutine, sia scritto soltanto sugli altri due. Può contenere arachidi, altra frutta, guscio e uova. Non so, sarà degli emulsionanti, degli stabilizzanti. Vabbè, questo è... Vedete, la cosa bella di questi gelati è che hanno veramente i pezzettoni, in questo caso di noci pecan. È buono, non sono ancora arrivato al caramello, vedete lì. È buono, non male. Non è il gelato più buono che abbia mangiato al caramello, però è molto buono. Finiamo con cioccolato bianco e mirtilli. Devo sentire. Aiuto. Scusate, cioccolato bianco e mirtilli rossi scandinavi. Spero di non stia a colpire. Gelato al mascarpone.
variegatura i mirtilli rossi 6,5%, ricoperti di cioccolato bianco 34% con pezzi di mirtilli rossi 0,7%. Cioè, questi pezzettoni di mirtilli rossi sono curiosa perché il gelato è al mascarpone, non alla vaniglia. Ed è proprio bianco. Pensavo i mirtilli un pochettino si sentono. La variegatura in mezzo, come al solito, ancora non l'ho trovata. Adesso sì. Anche questa è senza glutine. Adesso che c'è anche la variegatura dentro, si sente il sapore, è molto buono. Il gelato al mascarpone in sé non è che abbia un grande sapore, sembra panna normale. Qui dice, senza glutine, questo prodotto non contiene olio di palma come ingrediente. Il colore del cioccolato bianco può essere alterato dalla presenza di mirtilli rossi. Cioè, bene, che è più cioccolato bianco questo che quello al caramello, perché eppure avevo sentito il bisogno di scriverlo. Che dire, non sono male, non sono male. Forse il mio preferito potrebbe essere, non so, sono indecisa perché questo è molto buono, ma il contrasto è molto forte. Questo è molto buono, ma non è il migliore che io abbia mai assaggiato. Forse, forse, forse preferisco gli altri, quelli originali, diciamo, i primi usciti con i mirtilli dei paesi nordici. Però sono buoni. Dovrò provare ora quelli al caffè. E penso basta, perché penso che non ci siano altri gusti, almeno io. In giro non li ho trovati, a parte ho fatto fatica anche a trovare questi mini perché per un certo tempo non si trovavano, però adesso che stanno rifornendo un po' i banchi del gelato li ho trovati. Non so se ci sono altri gusti, onestamente. Mi sembra che l'unico che manchi sia quello lì al caffè e forse, forse, forse un altro gusto, ma non sono sicura. Però penso che siano tutti qua. Quindi niente. Come sempre, io vi ringrazio per aver visto il video. Un bacio e alla prossima, ciao!